Missori in 100 secondi o poco più. Oggi sono sceso a Missori, ma dalla parte di Piazza Velasca, perché dovevo consegnare una pizza. Piazza Velasca, eccola qua. Richiesta un'ordinazione in corso di Porta Romana 3, al citofono 666 di una, credo, Margherita. Comunque, se devo dire, l'uscita di Missori in Piazza Velasca è una delle poche uscite delle metropolitane milanesi, in particolar modo di quella gialla, che ha una sua identità, un suo design, insomma, che si confà perfettamente con la struttura della torre e della piazza intorno. Piazza che in questo momento stanno totalmente rifacendo. Torre realizzata nel dopoguerra, negli anni 50, dallo studio BBPR, un po' post-razionalista, brutalista, neomodernista, insomma. Tanto amata e tanto odiata. Costruita come un enorme torrione medievale, ma a proposito di medioevo, guardate qua, più che medioevo, antichità romana, i resti della vecchia strada Laudenses che portava a Lodi. Che non se li fila nessuno. Ma eccomi ora in piazza Missori, andiamo da quella parte, passando direttamente davanti all'Hotel dei Cavalieri, dove un tempo sorgeva la Ca' di Can, ovvero il palazzo della famiglia Visconti. Non ci credete? Eccolo qua. Con l'annessa chiesa di San Giovanni in Conca. Conca perché stava in fondo a un avvallamento, al termine proprio del quartiere Bottonuto, di cui ho già parlato, di cui vi parlerò, che era questo qua, ma al posto di Piazza Diaz. San Giovanni in Conca divenne il mausoleo della famiglia Visconti, e poi con le demolizioni si restrinse un po' e poi sparì del tutto, lasciando solo questa parte, dove il dente cariato, come viene chiamato, in mezzo a questa aiuola, nient'altro che i resti dell'abside di San Giovanni in Conca. Ma sotto, vedete qua, esattamente sotto, è ancora presente la cripta. Si scende da questo cancelletto in alcuni giorni e la si può ammirare, interamente conservata nella sua architettura originaria. Guarda che roba. Ma continuando a periplare l'abside di San Giovanni in Conca, ecco questo splendido scorcio. Andiamo a scovare dove sono altri segni dell'esistenza di questa importante chiesa. Un po' spezzettata, così sbatacchiata da una parte all'altra, un po' come sto facendo io. I monumenti funebri in essa presenti ora sono al Castello Sforzesco, mentre la facciata, e voilà, è sul Tempio Valdese di via Francesco Sforza. Comunque, ritornando al nostro dente cariato, attraversiamo la strada, arriviamo proprio nella piazza, dove, guardando a terra, non da quella parte, no, di qua, c'è segnato il perimetro originario della Basilica di San Giovanni in Conca. Anche perché prima degli sventramenti del ventennio, Piazza Missori era un poco più che uno slargo, perché non c'era via Mazzini. Ma al centro della piazza, eccolo lì. Praticamente l'unico personaggio che ha una statua a lui dedicata nella piazza a lui dedicata. Giuseppe Missori, eroe delle Cinque Giornate di Milano. Opera in bronzo del Ripamonti, vede il Missori tutto tronfio e questo cavallo stanco. Tanto che a Milano si dice essere stanchi come il cavallo del Missori. Ma da lì spostiamoci di fronte. Costeggiamo il retro delle ex scuole arcivescovili, da notare la Madonnina all'angolo, e entriamo in via Zebedia. A me qua pare sempre di essere a Roma, in zona Campo Marzio. Anche perché appena giri l'angolo e sbuchi in piazza Sant'Alessandro, subito ti sembra di essere in una barocca piazza romana. Invece no, questa piazza, con questa chiesa strepitosa di cui vi parlerò un'altra volta, ce l'abbiamo noi. Notevole anche il portale di piazza Belgioioso, con lo stemma in cima, con questo grazioso elefantino. E a seguire, proprio accanto alla basilica, eccola, il palazzo rinascimentale del collegio di Sant'Alessandro. Ma io devo consegnare una pizza, quindi mi devo sbrigare, non devo stare in giro per queste vie qua. Quindi si esce, si gira a destra e si percorre. Oh, ma guarda che meraviglia. Il murales di Ortica Noodles, dedicato ai sindaci ribelli. Greppi, Ferrari, Cassini, Sbucalossi e Agnasi. Ma proseguendo e girando ancora a destra, io devo continuare a consegnare questa pizza. Devo ritrovare Corso di Porta Romana. Ma intanto ho trovato Napoleone, lo storico negozio vintage. E di qua imbocco Galleria dell'Unione, un tempo conduceva fino in via Torino, adesso no, ma proseguendo lungo questa galleria, che congiunge più vie, eccoci in via proprio dell'Unione, dove, da quella parte, troviamo Palazzo Erba Odescalchi, con tutte le sue faccette là in alto, ben piantate sopra le finestre. Ma al bando queste facce qui, la faccia me la fanno a me, sono così mio. Questa pizza, entriamo nella seconda parte di via dell'Unione, sicuramente quella più bella. Io questo angolo lo trovo veramente meraviglioso, tutto da riscoprire, infatti ultimamente lo stanno riscoprendo. Andiamo da questa parte, oh, eccomi di nuovo su via Mazzini. Vabbè, questa nella cartina è il percorso che ho fatto. Oggi è un po' così, contorto. Eccola, in fondo ancora l'Hotel dei Cavalieri e Piazza Missori. Forse ci sono, riesco ad arrivare a consegnare. Passo dal Palazzo dell'Inps e dall'eclettico Palazzo Meroni, con la sua cupola che si nota fin da lontano e con tutte le sue decorazioni. Anche la parte retro non scherza. E infine eccolo lì l'edificio che sto cercando, al 3 di Corso di Porta Romana, Palazzo Acerbi, definita anche la Casa del Diavolo. Perché si dice che durante la peste del 600 chi abitasse qua dentro non la prese, chissà se è una palla. Come una palla quella di cannone dei moti del 48 conficcata nel muro.
Ma proviamo a citofonare, aveva detto 666, vediamo se c'è qualcuno. Aspettiamo, intanto guardiamo il palazzo. Eppure non... Sì, chi è? Senta, ho consegnato la pizza margherita che mi aveva chiesto. Diavola, ho ordinato una diavola! No, guardi, veramente, lei ha detto pizza margherita, non diavola, forse ho capito male. E io mangio solo diavole! Va bene, corro a cambiarla, sono subito indietro. Ah, che peste ti colga! Diavola, al diavolo! Lui e la sua diavola. Sono più stanco di sto cavallo. Questa me la magno io.